torniamo a parlare di una questione che ormai sta diventando annosa nel vero senso della parola. È qualche anno che ne parliamo sempre del super bonus, dell'effetto che il super bonus ha creato sul bilancio dello Stato, insomma ne sentiamo dire di tutti i colori. E allora ancora una volta io chiedo lumi a Fabio Conditi, che è qui con noi quest'oggi. Buongiorno. Ciao Luigi, buongiorno a tutti. Grazie per essere qua. Allora, dobbiamo fare un po' di chiarezza, Fabio, perché io non ci sto più a capire nulla. Si attacca al super bonus da tutte le parti, addirittura si fanno i paragoni con il super bonus italiano, che è molto più generoso rispetto alla situazione di tutta Europa. È colpa del super bonus se le cose vanno male a livello finanziario, quando sapevamo anche che il super bonus e tutto ciò che era collegato al super bonus aveva creato anche un grosso recupero dell'economia. Ci spieghi qualcosa tu, Fabio, che io non ci capisco più nulla. Ma guarda, ci sono due questioni da tenere in considerazione. Uno è il super bonus, che ha indubbiamente generato una crescita economica che in Italia non avevamo, tra l'altro è iniziato nel 2020, quando c'era stata un po' di recessione dovuta alle restrizioni legate alla pandemia o presunta pandemia, e quindi il super bonus ha generato una crescita economica che aveva messo l'Italia come primo paese in Europa come crescita economica, e quindi aveva dato un certo vantaggio. E quindi questo è l'aspetto legato al super bonus come incentivo all'edilizia. Voglio ricordare che la percentuale del 110%, che sembra una percentuale così esagerata, in realtà dal 1997 che esistono le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, erano partite anni fa dal 36%, per poi arrivare fino a prima del super bonus a percentuali del 90%, 85-90%. Quindi non è che il 110%, che è stato considerato una cifra così esagerata, fosse sproporzionata rispetto a quello che negli anni precedenti era stato fatto. Queste percentuali erano state assegnate dallo Stato in maniera sempre gradualmente più alte, proprio perché si era verificato in tanti anni che aumentando l'agevolazione fiscale le entrate per lo Stato aumentavano, e quindi Non era un costo per lo Stato ma era un vantaggio quello di generare diciamo una crescita economica dovuta a queste agevolazioni. Okay. Poi c'è un altro aspetto, che invece questo è tecnico, un pochino più delicato, sì, che è legato allo strumento che è stato utilizzato per finanziare il super bonus, perché mentre negli anni precedenti veniva dato solo il credito d'imposta puro e semplice, per cui se tu avevi capienza delle tasse lo potevi utilizzare, se non avevi capienza non lo potevi utilizzare, Sì. Con il super bonus si è introdotta una novità, che era quella della cedibilità, che permetteva anche a chi non aveva capienza fiscale di poter utilizzare il credito d'imposta, perché io lo potevo cedere a chi invece la capienza fiscale ce l'aveva. Okay. E inizialmente questa cedibilità era totale. Sì. Che cosa è successo? Che intanto è arrivato Mario Draghi a bloccare tutto, perché la misura funzionava e quindi avrebbe permesso allo Stato di finanziare la spesa pubblica senza fare debito, e quindi le misure che Mario Draghi ha introdotto sono servite a ridurre notevolmente la cedibilità, che invece era stato il grande vantaggio, la grande novità di questo strumento. Perché avrebbe permesso a tutti coloro che prestano i soldi all'Italia, ogni anno vogliamo ricordarlo, si presta i soldi all'Italia da parte del mercato internazionale, e il mercato internazionale si prende circa 90 miliardi dall'Italia, quindi sarebbe diventato Certo. Una forma di guadagno che veniva tolto dalle mani dei mercati internazionali, no? Quindi i mercati internazionali non vedevano di buon occhio questo meccanismo. Ma certo, io faccio sempre l'esempio: se lo Stato deve costruire un complesso ospedaliero da 100 milioni di euro, oggi deve emettere BTP a 10 anni, e questi 100 milioni di euro in 10 anni costano allo Stato 160 milioni di euro, perché almeno il 60% sono solo interessi da pagare ai mercati finanziari. Certo. Se invece lo Stato questo stesso ospedale lo costruisce con un credito d'imposta cedibile, crea 100 milioni di euro di credito d'imposta cedibile, lo dà all'impresa, e è vero che negli anni poi successivi l'impresa detrarrà questo credito d'imposta, o lei o chi per lei, Certo. Dalle proprie tasse, quindi corrisponderà un mancato gettito. Ma siccome l'impresa il primo anno fattura 100 milioni di euro, paga fornitori, paga dipendenti, paga IVA, tasse e contributi, è ovvio che lo Stato incamerebbe subito una cifra consistente di aumento di gettito, per cui quella riduzione del gettito sarebbe, diciamo, decisamente minore. Oh, è per tutti gli investimenti.
investimenti, ricordiamolo, c'è il famoso effetto leva, quindi se vengono messi 100 certo. milioni nel mercato, ne generano 300, su cui ci va l'IVA, l'IRPEF, eccetera eccetera eccetera. Bisognerebbe fare i conti ma in questa maniera qua. Ma il risparmio più grosso che non viene mai nominato sì. è che siccome l'alternativa al credito d'imposta cedibile è emissione di BTP sui mercati finanziari, quello che lo Stato non ha è il costo degli interessi, certo. che su un BTP a 10 anni incide il 50-60%, non è che incide poco, incide, è una cifra consistente certo. che lo Stato risparmia, e ovviamente c'è qualcun altro che li perde questi soldi. Bene, detto questo, ritorniamo al fatto che attualmente i soldi per il bilancio erano pochi, questo è quello che si sente dire tutti i giorni, per colpa del super bonus. Io te la faccio proprio diretta la domanda, dammi una risposta diretta. Adesso il problema è che il governo che cosa ha fatto? Invece che prorogare il super bonus e quindi generare un aumento di gettito anche quest'anno e l'anno prossimo in modo tale da compensare la riduzione di gettito futuro, ha bloccato il meccanismo, e quindi per la prima volta lo Stato italiano non avrà più aumento di gettito dovuto alla misura, e quindi si ritroverà solo con il mancato gettito. Allora io faccio un esempio per farlo comprendere bene. È come se una ditta di sedie comprasse sempre il legno, il ragioniere dice: oh, ma hai visto che hai comprato 1 milione di legno? Sì, ma io ho fatto fatture per 5 milioni perché ho aumentato il fatturato, quel milione di legno mi serviva per fare più sedie. Ad un certo punto però il ragioniere diventa talmente testardo che blocca tutto, il legno non si compra più, non si vendono più sedie, e a quel punto rimane il legno da pagare degli anni precedenti. Allora diventa un disastro. Questo è il problema, quello che le persone non capiscono, che lo Stato è un'azienda molto particolare, il suo profitto non è l'utile, il suo profitto è l'aumento del gettito fiscale dovuto alla crescita economica. Certo. Se io blocco l'aumento della crescita economica e quindi l'aumento del gettito fiscale, per lo Stato c'è un mancato gettito che io non riesco a compensare in nessuna maniera. Tant'è che le politiche di austerity da tanti anni hanno sempre solo prodotto un aumento del debito e mai una riduzione, proprio per l'effetto leva, per il quale se io riduco la spesa pubblica riduco anche il PIL e quindi anche il gettito fiscale, e quindi mi do la zappa sui piedi. Giusto, e la domanda che io ti faccio è: ma la Meloni e il suo governo sono così stupidi da aver bloccato tutto, o questo fa parte di quella dinamica che la Meloni ha assunto per cercare di rimanere nel salotto buono dove l'Italia era stata consegnata da Draghi? Ma guarda, io questo non lo posso dire, non lo posso sapere. Io so solo che è stata una scelta scellerata, soprattutto perché non dico tanto il super bonus, ma quanto il credito d'imposta cedibile è uno strumento straordinario, come dicevamo prima, per costruire ospedali, per mettere a posto scuole, per risarcire gli alluvionati, i terremotati, cioè per fare quella spesa pubblica che lo Stato deve fare ogni anno e che oggi è limitato nella sua effettuazione proprio dal fatto che non ha soldi a disposizione, perché i mercati non li danno molto facilmente, via dicendo. Certo. Quindi è una scelta scellerata quella di non utilizzare. Tra l'altro non se ne capisce la ragione nel momento in cui questo strumento, che prima era uno strumento borderline, cioè le normative non lo prevedevano ma neanche lo vietavano, oggi addirittura è permesso dalle normative europee, perché è stato introdotto un aggiornamento nel manuale del deficit del debito pubblico da parte di Eurostat, che a febbraio del 2023 ha definitivamente inserito questo strumento dentro le norme e ne definisce anche la contabilizzazione da parte del bilancio dello Stato, quindi è oggettivamente uno strumento fattibile e realizzabile domani mattina. Quindi ancora non riusciamo bene a capire come mai, insomma, ci sono delle soluzioni a portata di mano che hanno prodotto comunque dei risultati, ma vengono comunicati in un'altra maniera, anzi vengono proprio fatti conoscere dal pubblico come l'elemento che ha creato tutto un grande dissesto da un punto di vista di bilancio. Rimaniamo sempre con questa curiosità e non comprendiamo il perché tutto questo venga fatto, ma soprattutto perché sia anche così debole la difesa di coloro che l'hanno istituito. Io delle volte rimango anche un po' sorpreso dal Movimento 5 Stelle. Io cercherei di far comprendere meglio il meccanismo, cosa che non vedo fatta. Il problema, sai qual è? È che purtroppo è una questione molto tecnica. Se abbiamo addirittura deputati e parlamentari,
di livello che addirittura sostengono in maniera inequivocabile che il credito d'imposta cedibile è un debito per lo Stato, quando nelle norme di Eurostat inserite nel manuale del deficit e il debito pubblico è stato chiarito in modo inequivocabile che il credito d'imposta, ancorché cedibile, non è mai da considerare nel debito pubblico, mai. Quindi se è scritto nelle norme ma i nostri deputati dicono l'esatto contrario, le persone che non hanno né il tempo né la voglia di approfondire normative molto tecniche, molto specifiche, a chi credono? A questo punto questo è il problema, e purtroppo non troviamo giornalisti che smentiscono queste affermazioni. Questa no, è la cosa ancora più grave. Aspetta, un giornalista che se ne occupa c'è e io cerco di farlo comprendere, e ovviamente voglio che sia anche criticato, perché non voglio prendere posizioni che siano preconcette. In ogni caso, ogni qualvolta cerchiamo di comprenderlo meglio, rimaniamo stupiti da quello che viene asserito a livello pubblico. In ogni caso, caro Fabio, ci prendiamo un impegno, visto che noi abbiamo iniziato a fare questi talk show pubblici, ne faremo uno solo per comprendere questo, anche con qualcuno che non sia d'accordo con te, in modo tale che l'aspetto critico viene completato. Ma io porterò le frasi e i pezzi del manuale del deficit e del debito pubblico che a livello europeo definisce come devono essere trattati questi strumenti. Okay. Quindi non sono mie opinioni, è semplicemente quello che c'è scritto nei trattati europei. Perfetto, ci risentiamo molto presto, intanto ti ringrazio. Grazie a te. Anzi, ricordiamo il sito dove ci si può abbeverare alla fonte dell'informazione economica critica. Prego, vai con l'indirizzo. Allora, il sito è www.monetapositiva.it, ma c'è anche www.mondopositivo.it e soprattutto c'è una pagina di entrambi i siti nel quale ci sono tutte le nostre pubblicazioni, quindi se uno vuole approfondire le nostre soluzioni, che ormai portiamo avanti dalla bellezza di quasi 8 anni, ci sono spiegati tutti i dettagli tecnici e tutti i riferimenti anche normativi per i quali queste soluzioni sono concrete e realizzabili domani mattina. Perfetto, grazie Fabio e buona giornata. Grazie a te, ciao Luigi.